Presidente Tonelli, lascia Pescara Energia, resta al timone della tua, è un po' la risposta alle critiche, alle polemiche che ci sono state nei giorni scorsi da parte del centrodestra. Ma io non faccio politica prima di tutto. Essere diventato oggetto di attenzione da parte della politica, tutto sommato, può essere uno stimolo, ma le motivazioni sono soltanto personali, sono valutazioni che faccio io. Pescara Energia io l'ho gestita per 11 anni, ho un dispiacere nel lasciarla e una soddisfazione, io ho qua la statistica che è stata pubblicata su una rivista, che parla delle migliori aziende nel trasporto e nel servizio di elettricità, e tra queste al 20° posto tra le aziende da acquistare su 266 c'è Pescara Energia, quello è il mio fiore all'occhiello, quindi lì ho già dato tutto, è una bella azienda, oramai può camminare con le gambe sue. Tua ha molti stimoli in più, abbiamo ottenuto dei traguardi, l'in-house a salvaguardia dei posti di lavoro dei 1.600 lavoratori, risanati i bilanci. Abbiamo avuto 11 milioni di tagli nella contribuzione, ma abbiamo tagliato i costi per 11 milioni, per cui abbiamo chiuso il bilancio del 2017 inutile. L'ultima sfida che vorrei vincere è allargare l'area urbana di Pescara a 31 comuni. Significa ridurre il biglietto del 60%, trasferire, secondo le indagini che ho fatto fare da autorevoli società, trasferire da 35.000 a 40.000 automobilisti sui mezzi pubblici, e quindi per l'azienda sono in maggiori entrate per 6 milioni, ma i benefici sono per la città. 35-40.000 macchine in meno ci riportano agli inizi degli anni 80. Io credo che questa è la sfida da vincere.